che comunque ha la sua delicata importanza, così come del resto altre situazioni politiche hanno la loro importanza. Ma oggi viene in discussione un tema ancora più delicato e ancora più importante. E quindi mi è dovere preliminarmente fare delle osservazioni sulla convocazione di questo consiglio comunale. Alla seduta di quindi sto benissimo nel tempo. E dicevo a me un po' a tutti che l'istituto dello statuto, e questo è, e del regolamento, questo è il Consiglio Comunale, assegna le modalità degli adempimenti da rispettare da parte di noi consiglieri comunali, ma che di più, cioè che il Presidente di questo Consiglio Comunale, nello svolgimento delle sue funzioni, deve attenersi alle disposizioni operative impartite dallo statuto e dal regolamento comunale. Deve procedere secondo le norme dettate dalle esigenze giuridiche connesse all'incarico ricevuto e non secondo il proprio istinto, cioè il Presidente deve essere al di sopra delle parti. Presidente, lei, come sempre, ha proceduto ad una serie di convocazioni individuali e di decine. Quella di stamattina, per non parlare di quella che poi non si è consumata, perché è andata ad esempio il 23 di nostro. Questa di stamattina lasci stare in tempo. La convocazione assunta, ho già utilizzato questo termine, perché trattasi di una convocazione del Consiglio Comunale straordinario di genere, avendo ad oggetto uno, come primo capo all'ordine del giorno, annullamento d'ufficio della preparazione consigliare adottata in tale ad oggetto di nomina dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 21 non diretto della legge 2249 e successive modifiche e di integrazione. Due, all'ordine del giorno, nomina dei componenti in collegio dei revisori dei conti, all'articolo 2 del testo. E quindi credo che forse stamattina dovrebbe passare dal momento che l'atto deliberativo non ancora eseguito, non ancora sanzionato e non ancora notificato all'interessato e che costituisce un'accusa quando partecipano alla eventuale assunzione di questo atto, cioè all'annullamento. Io ho chiesto e chiedo di tempo di concretizzare la richiesta di
iniziare il dialogo con il Presidente, con la Procura Generale della Corte dei Conti, perché ci sono anche segnali di ripiano, il Presidente di Presidente, il Ministero di Magna. Siamo di fronte ad una convocazione di riguardo agli elementi, per i motivi che vi appresto a rispondere. Non vi sono motivi di interesse pubblico che possono determinare il riesame dell'atto popolare della seduta del 19 luglio. Non vi sono un'ora e mezza. Perché bisogna sapere, conoscere, e io, in verità, alla luce dell'apertura di questa proposta, ciò che dovrebbe emergere nel corpo del provvedimento da adottare da questa assemblea, da adottare da questo Consiglio Comunale, che non emerge, deve essere inevitabilmente la descrizione analitica delle ragioni di opportunità ed indifferibilità, oltre alla dimostrazione del termine dell'ordine che presiede l'adozione del provvedimento, una motivazione pregnante sia sugli elementi di fatto che di diritto previsto dal terzo articolo della legge 241 del dando contezza delle esigenze del Comune e dare posto all'adozione del provvedimento, cioè a una motivazione particolarmente stringente e approfondita in ordine agli elementi di urgenza e improbabilità. In poche parole, il provvedimento in discussione dovrà contenere una motivazione che accerti la presenza della situazione di fatto, urgenza e o gravità e degli elementi che impediscono all'amministrazione di attendere oltre il tempo normale che l'atto già votato da questa assemblea diventi esegue. Presidente, lei forse nella sua comodità o forse nella sua esperienza ha fatto comunque una convocazione senza previa decisione dell'ufficio di presidenza e senza la conferenza dei capitoli.